grazie. Poi anche sorpresa ti esce sempre, tipo la sorpresa di me. Riprendiamo la linea dal campo di Bocale per commentare il secondo tempo del match di Coppa Italia tra Bocale Admo e Reggio Mediterranea. Ha avuto inizio adesso il secondo tempo, il risultato al termine della prima frazione di gioco era di 0-0. Si è ripartiti in questo modo: la Reggio Mediterranea ha operato una sostituzione nell'intervallo, è entrato Francesco Malara al posto di Verducci, dunque il calciatore in maglia numero 16 ha preso il posto del calciatore con la maglia numero 10. Vediamo proprio Francesco Malara da questa parte, si troverà a fronteggiare sulla stessa corsia il suo omonimo Diego Malara, maglia numero 3 del Bocale. Dunque due cambi già effettuati da mister Ianni, uno dopo 6 minuti del primo tempo per l'infortunio di Ricciardi, che abbiamo visto uscire dal campo al termine del primo tempo sorretto dai compagni. Evidentemente l'infortunio deve essere abbastanza serio, gli auguriamo certamente di tornare in campo il prima possibile. Tanto c'è un lancio lungo, c'è una spinta da parte di se non vado errato si tratta di Tamiro, si è spostato dunque in avanti, un cambio tattico da parte di Yannick, ha collocato il nuovo entrato Francesco Malara sulla linea dei difensori, mentre Tamiro si è spostato in posizione offensiva dove finora aveva operato Verducci. Diamo lettura dunque delle formazioni scese in campo nel primo tempo e che adesso si stanno fronteggiando in questa ripresa. Reggio Mediterranea con Marino, Mallamaci, Tamiro, Caruso, D'Ascoli, Foti, Pellegrino, Zappia, Iallo e i due nuovi entrati Francesco Malara e Vitale, maglia numero 16 e 17. Bocale sempre con gli stessi 11 invece: Caputo, Mercurio, Malara, Guerrisi, Moci, Brancati, Secondi, Manganaro, Perricone, Foti e Postorino. E il secondo minuto, il commento tecnico di questa partita è del sottoscritto Domenico Geria, alla regia c'è invece il nostro insuperabile Bruno Taverna. Vi raccontiamo questo match infrasettimanale, vi ricordiamo anche l'appuntamento per domenica con il match tra Bocale e Soriano, terza giornata del campionato di eccellenza 2018-2019. Il Bocale che contro la formazione vibonese andrà a caccia della prima vittoria in campionato dopo due pareggi. Soriano che invece nelle prime due giornate ha raccolto un solo punto, travolto 3-0 dallo Scalea all'esordio, e domenica invece non è andato oltre il 2-2 in casa contro l'Acri, una formazione in grande difficoltà che per poco non è riuscita a cogliere bottino pieno a Soriano, terminato 2-2. Intanto errore nel rinvio di Brancati regala un calcio d'angolo alla Reggio Mediterranea. Si tratta del terzo tiro dalla bandierina per la formazione ospite, il primo della ripresa, uno solo il tiro dalla bandierina del Bocale nei primi 45 minuti. Sta riscaldando nelle file biancorosse Puccinelli, vediamo se avvicina a mister Laface che dà indicazioni, sarà probabilmente lui il prossimo ad entrare in campo, vedremo al posto di chi. Calcio d'angolo di Iallo, Caputo viene anticipato, poi tenta una rovesciata, se non sbaglio si tratta di D'Ascoli. Nel primo tempo le due difese hanno fatto veramente, Antonio Foti, le due difese sono state praticamente insuperabili, da una parte e dall'altra le coppie centrali in particolare hanno svettato su tutti, nel Bocale Brancati e Moci, nella Reggio Mediterranea Foti e D'Ascoli. Tra l'altro nel Reggio Mediterranea è assente Taverniti, uscito nel match contro il Cutro dopo un quarto d'ora per infortunio, sostituito proprio da Foti. Cambio nella fila del Bocale, esce Perricone al quinto minuto della ripresa, al suo posto c'è l'ingresso in campo di Adriano Puccinelli, ex Aurora. Puccinelli, calciatore estroso dotato di un ottimo sinistro, sarà sicuramente un pericolo maggiore rispetto a un Perricone che ha caratteristiche meno offensive,
Dunque si alza leggermente il baricentro, la qualità offensiva la face con l'ingresso di Puccinelli. Caputo rinvia con i piedi, colpo di testa di Francesco Malara, mette la palla in fallo laterale, l'altro Malara, Diego, con le mani, anticipato da Francesco Malara, fallo di Peppe Foti su Zappia, punizione per la Reggio Emiliana dalla linea di metà campo. Caruso, unico ammonito del match fino a questo momento, in verticale cerca il movimento di Zappia, chiuso alle spalle da Brancati, non lascia girare, all'indietro su Vitale, il lancio in profondità a cercare Mallamaci, duella con Mercurio, commette fallo il calciatore della Reggio Mediterranea. L'arbitro sta cercando di sedare qualunque ipotesi di scaramucce, di schermaglie che vadano oltre il semplice verbale. Finora la partita è stata molto corretta, come dimostra appunto solo un cartellino giallo, pochi interventi nel primo tempo del direttore di gara. Caputo, lancio, sponda di testa di Secondi, Postorino sul pallone, anzi la sponda era stata di Guerrisi. Tanto riparte la Reggio Mediterranea, cambio di campo da parte di Vitale, a cercare da quest'altra parte Tamiro, chiuso da Diego Malara in fallo laterale, con le mani Francesco Malara, in tre su Iallo. Puccinelli tocca il pallone in fallo laterale. Attenzione, sembra ci sia stato un contatto, forse tra Iallo e Manganaro, si accende una mischia. È un peccato che la partita vada a degenerare quando fino a questo momento c'era stata la massima serenità. Vedremo cosa deciderà il direttore di gara. Guardalina era lì a due metri. Attendiamo cosa deciderà l'arbitro. Sembra lasci correre, evidentemente non ha ritenuto necessario mostrare cartelline a nessuno, forse solo un richiamo verbale. Probabilmente i due protagonisti della scaramuccia sono stati appunto Iallo, finito a terra, e se non vado errato Manganaro. Intanto c'è un calcio d'angolo in favore della Reggio Mediterranea, il cross rimpallato terminato sul fondo, dunque quarto tiro dalla bandierina per la formazione di Ienni. Il colpo è stato di Moci, che prolunga la traiettoria del pallone, può ripartire Diego Malara, può tentare la ripartenza del vocale, ma è il velocissimo Iallo che disturba Malara e c'è la chiusura tempestiva da parte di Tamiro. Bravissimo Iallo con la sua velocità nel frenare l'avanzata di Malara. Rimessa in gioco da parte di Caputo,
a cercare sulla linea laterale la sponda di Secondi, che tiene il pallone in campo, lo controlla Postorino, puntato da Vitale, la sfera rimpallata resta in campo, la riconquista la Reggio Mediterranea, che ora riparte con Caruso. Subito in verticale, la sponda tentata da Zappia, intercettata da Guerrisi, Mercurio si rifugia su Caputo, Bocale riparte dal proprio portiere, Mercurio, Manganaro, subisce fallo, e chiedo scusa, Postorino ha subito fallo, Manganaro è adesso in possesso del pallone, cerca e trova proprio Postorino che evita un avversario, scambio di prima con Foti, Postorino avanza, allarga sulla sinistra per Puccinelli, Puccinelli prova il cross rimpallato da Francesco Malara, Puccinelli in mezzo a tre, prova ad andare via, bello slalom, la rimette in mezzo, però sono tanti gli avversari che lo bloccano. Ha fatto vedere comunque di possedere un'ottima tecnica Puccinelli in quest'ultima giocata. Non ha trovato l'assistenza dei compagni. Foti, Manganaro, scambio. Iallo intercetta di testa, Foti la riconquista. C'è di nuovo Puccinelli, chiuso in fallo laterale da Tamiro. Stanno riscaldando, vediamo Diaz e Zampaglione, proprio i due bomber della Reggio Mediterranea. È stato chiesto di allontanarsi proprio mentre disturbavano con la loro pettorina il guardaline posizionato dalla parte opposta. La Reggio Mediterranea intanto è ripartita, sulla sinistra c'è Pellegrino, all'indietro su Vitale, il cross di Vitale, svetta Brancati che allontana subito sui piedi di Puccinelli, che può partire in velocità. C'è la chiusura di Malara, poi Postorino prova a chiudere il triangolo, Postorino intercetta Malara, ha letto bene la situazione. Adesso le due squadre stanno provando a colpire in velocità. Zappia nuovamente su Pellegrino, puntato da Mercurio, prova a girarlo, lo salta, tocco centrale, Zappia non controlla, però spalla alla porta, controlla male la palla, finisce tra i piedi di Manganaro e fa risalire i suoi. Mercurio Secondi difende la sfera, allarga sulla sinistra dove ci sono sia Postorino che Puccinelli, 2 contro 1 sulla parte sinistra. Postorino prova il tiro, Postorino è centrale e para in due tempi. Marino ha provato a fare tutto da solo, Postorino non è riuscito però ad angolare la conclusione. Siamo già dalla parte opposta, si è alzato il ritmo in questi minuti. Zappia punta Brancati, c'è Vitale, arriva al limite, contrastato in scivolata ottimamente da Guerrisi, gli ha strozzato il tiro, prova a ripartire Postorino e viene fermato fallosamente. C'è il secondo cambio nelle file del Bocale. Sta entrando in campo Carmelo Moio, ex attaccante della Cittanovese, titolare fino a questo momento, prende il posto di Peppe Foti, che evidentemente non ha forse ancora i 90 minuti in gambe, comunque tornerà molto utile per la partita di domenica. Esce rifiata Peppe Foti, al suo posto al 14° minuto della ripresa entra Carmelo Moio con Leo Secondi, che torna in una posizione a lui più congeniale, dove è molto più solido vederlo, ovvero in cabina di regia. Moio si schiera invece in posizione d'attaccante, dove ha già fatto benissimo in altre circostanze, come ad esempio la partita di Coppa Italia contro la Villese, segnando anche un gran gol. Sta preparando un cambio anche la Reggio Mediterranea, sembra che
stato chiesto di accelerare il riscaldamento se non vado errato a Diaz. Dunque giocherà la carta dell'argentino mister Gianni per la mezz'ora finale nel tentativo di sbloccare l'incontro grazie alle qualità straordinarie di questo attaccante, sicuramente con l'eccellenza c'entra ben poco. Reggio Emiliano ha riconquistato la sfera, attacco sulla sinistra da parte di Pellegrino, il cross smorzato da Mercurio, libera bene Moci, riparte adesso il Bocale, Secondi in verticale per Moio, scambio ancora con Secondi che di prima lancia subito sulla sinistra per Postorino che viene anticipato da Malara che di testa consegna la sfera a Marino. Dunque due sostituzioni operate fino a questo momento dai due tecnici, ancora varie soluzioni sia per cambiare il match sia per consentire a qualcuno di rifiatare in vista degli impegni di domenica. Reggio Mediterranea che sarà impegnata nella difficile trasferta di Isola Capo Rizzuto tra una squadra che è reduce dalla delusione della retrocessione dalla D dello scorso anno dopo aver vinto il campionato precedente, poi i problemi societari che non hanno consentito ai crotonesi di disputare un campionato all'altezza della situazione in Serie D, un ultimo posto praticamente già certo già al termine del girone di andata e che adesso sono ripresentati ai nastri di partenza dell'eccellenza con rinnovata ambizione, comunque con tanto di fare. Intanto c'è un 2 contro 1 da quest'altra parte, Iallo lascia su Tamiro, cerca di restituirgli il pallone, ma c'è l'errore, Brancati prova ad andare via, si ferma, avrebbe potuto proseguire per la regola del vantaggio. C'è il cartellino giallo per Iallo al 17° minuto, secondo cartellino giallo del match per Iallo, costretto a fermare Brancati che stava andando via. Intanto c'è il cambio nella Reggio Mediterranea, entra Augusto Tato Diaz, prende il posto di Tamiro. Diciottesimo del secondo tempo, dunque Tamiro esce e prende il suo posto Diaz. C'è però il Bocale adesso che attacca con Postorino, il tocco centrale per Manganaro, prova il tiro Manganaro, era una palla destinata sotto l'incrocio ma le lunghe leve di Pietro Marino si sono fatte valere, è andato a bloccare un pallone molto difficile. Pietro Marino ha compiuto davvero una grande parata, quasi con semplicità, ha allungato le mani e ha bloccato la sfera che era destinata probabilmente sotto l'incrocio. Tanto da quest'altra parte c'è Iallo che cerca sul lato opposto l'inserimento di Pellegrino, va a vuoto Mercurio di testa, Pellegrino conquista la sfera, duellano i due all'altezza della bandierina, arrivano due compagni in supporto, la palla sfila però a fondo campo, rimessa per il Bocale. Ancora un pallone intercettato da Iallo che ha disputato una buona prestazione, fatto davvero molto bene il calciatore in maglia numero 9 intercettando diversi palloni. Duellano Puccinelli e cioè Puccinelli viene restituito dalla sfera da parte di Moio, Puccinelli entra in area, cerca sul secondo dalla parte opposta Postorino, allontana la difesa della Reggio Mediterranea.
quella è la posizione da cui può far male moltissimo Puccinelli col suo sinistro, molto simile a Postorino per questa caratteristica, rientra bene dalla fascia destra. Zappi intanto cerca lo scatto di Diaz, anticipato da Moci, duello tutto argentino. La verticale di Malara messa in fallo dall'altro Malara, ad anticipare Postorino. Postorino prova ad andare via, subisce fallo da parte di Caruso e Malara che lo stringono, Caruso e Iallo che lo stringono. Stava provando ad andare via molto bene Postorino. Già ripartita l'azione del Bocale. Guerrisi cerca sulla sinistra Postorino, mette il pallone a terra, aggredito da Iallo che gli soffia via il pallone, non ha abboccato alla finta. Intanto Diego Malara di testa sovrasta Zappia, centralmente c'è Guerrisi, largo su Manganaro, Manganaro doppio passo, si accentra, Moio, Postorino, il cross di Postorino, allontana la difesa. Zappia lotta in mezzo a tre avversari, Zappia perde il pallone sul pressing avversario, Puccinelli prova il tiro, Puccinelli, la palla sorvola di poco la traversa. Dunque al 22esimo ci ha provato anche Puccinelli dalla distanza, palla però sorvolato la traversa. Rilancio da parte di Marino. Ancora un duello in elevazione, Secondi e Diaz, duello tutto argentino anche in questa circostanza. C'è il fallo da parte del capitano del Bocale che protesta con il signor Idone per la decisione. Certo, sovrastare l'imponenza fisica di Diaz non è comunque facile. Punizione, sul pallone c'è Zappia. Di testa allontana proprio Secondi, anticipando l'avversario, palla allontanata colpita da Ascoli che prova a rimetterla in avanti, nuovamente Secondi, va a vuoto Iallo e può partire Postorino, parte Postorino, punta Foti e Foti lo chiude in fallo laterale. Ottimi, davvero ottimi centrali difensivi della Reggio Mediterranea che priva di Taverniti presenta una coppia come D'Ascoli e Foti. Tanto Secondi prova la botta, Foti deviato da un difensore, sarà calcio d'angolo per il Bocale, il secondo tiro dalla bandierina per la formazione di La Face, il primo della ripresa. Uscito Foti a battere i calci d'angolo, dovrebbe incaricarsi Postorino. Intanto si prepara un altro cambio nella Reggio Mediterranea, la quarta sostituzione. Sta per entrare in campo Dumbia, un ragazzo che sa giocare molto bene sulla corsia. Intanto battuto il calcio d'angolo, scambio corto Postorino-Manganaro, pallone messo in mezzo, allontanato dalla difesa della Reggio Mediterranea. Non ha funzionato questo tentativo di sorpresa effettuato da Manganaro. C'è la sostituzione, siamo al 24esimo minuto, entra in campo Dumbia, scorso anno al Gallico Catona di proprietà della Regina. Prende il posto di Caruso, se non vado errato. Anzi, non chiedo scusa, di Mallamaci. Il 25esimo del secondo tempo entra Dumbia al posto di Mallamaci.
non dovrebbe cambiare niente da un punto di vista tattico, con Dumbia che può giocare da terzino sia a destra che a sinistra, infatti si è andato a collocare proprio sulla corsia mancina dove stazionava fino al momento Mallamaci. Secondi, cerca lo scatto di attagliare di Puccinelli, intercettato il passaggio in profondità però da Dascoli. Manganaro si accentra, c'è il taglio di Postorino, gli restituisce il pallone, Manganaro entra in area di rigore, Manganaro si defila troppo, chiuso dagli avversari, la rimette in mezzo Manganaro, allontanata di testa, la palla, Iallo riesce a superare con un sombrero Diego Malara. Era un'ottima iniziativa quella da parte di Manganaro e Postorino, Manganaro che non ha trovato lo spazio per poter calciare. Torna in possesso del pallone adesso la Reggio Mediterranea con i due insuperabili centrali. Ricordiamo che a tutt'oggi la porta della Reggio Mediterranea è inviolata tra campionato e coppa, 4 partite, nessun gol al passivo. È rimasto a terra Guerrisi, mette il pallone in fallo laterale Pellegrino. Ha preso una botta sul contrasto con Iallo. Gesto di stizza da parte di Guerrisi. Sembra pronto ad entrare Tuzzato. Speriamo anche in questo caso che non si tratti di nulla di grave, come dicevamo nel primo tempo quando aveva subito un colpo Guerrisi, ha già avuto un infortunio che sembrava grave al termine della partita, durante la partita contro la Villese di Coppa, per fortuna era stato un falso allarme, se così potremmo definirlo, anche questa volta un altro colpo subito dal mediano biancorosso. Lo stanno portando fuori a braccio. Speriamo davvero che anche per Ferdinando Guerrisi possa essere solo un colpo fortuito e molto doloroso. Prende il suo posto al 28esimo minuto Emanuele Tuzzato. Terza sostituzione operata da Mister Laface, in questo caso una sostituzione forzata con Emanuele Tuzzato al posto di Guerrisi. Per Tuzzato già 2 gol in Coppa Italia in questa edizione, 1 a Bagnara, il gol del definitivo 3-1, e contro la Villese un gol in mischia, in quel caso fu la terza rete, anche in quel caso fu la terza rete biancorossa. Sta per entrare anche Zampaglione nella Reggio Mediterranea, dunque la batteria di attaccanti titolari al gran completo adesso. Tanto Postorino prova a fare tutto da solo, è chiuso da 4 avversari, arriva sul fondo Postorino, la mette all'indietro e spara altissimo. Che occasione di Secondi, che un calcio di rigore in movimento praticamente, manda il pallone oltre la traversa, l'occasionissima per il capitano biancorosso, che per evitare di subire chiusura da parte di avversari con un tiro raso terra ha provato a piazzarla alta e l'ha mandata oltre la traversa, era un rigore in movimento. Sostituzione nella Reggio Mediterranea, entra in campo anche Mimmo Zampaglione, una carriera che è inutile star qui a ricordare perché sappiamo tutti che tipo di calciatore sia Zampaglione. Alla mezz'ora entra al posto di Pellegrino, e dunque il tridente titolare della Reggio Mediterranea al gran completo con Zappia, Diaz e Zampaglione.
per questo quarto d'ora finale. Postorino si trascina adesso il pallone a fondo campo, ma davvero Jotta l'occasione di circa un minuto fa con lo slalom del numero 11 del Bocale, che da linea di fondo ha messo il pallone all'indietro a rimorchio, è arrivato Secondi che ha calciato un rigore in movimento, ha mandato la sfera oltre la traversa. Secondi, c'è lo scatto di Puccinelli, lo serve perfettamente Secondi, Puccinelli contrastato da D'Ascoli, scusa, non si trattava di Puccinelli, si trattava di Mercurio in una sortita offensiva, sono stato tratto in inganno dalla posizione del calciatore. Iallo cerca subito il lancio lunghissimo in profondità per Zampaglione e Diaz, è troppo profondo il pallone e Caputo lo blocca. Riparte il Bocale dalle retrovie, scambiano Secondi, Manganaro e Brancati. Moci, ancora Manganaro, aspetta il movimento dei compagni, c'è Moio, controlla, c'è l'ottima chiusura però da parte di Caruso e di Iallo, ed ecco lo scatto tentato da Zampaglione in offside, segnalazione da parte del primo assistente del signor Idone, ovvero Mallimagi, signor Leonardo Mallimagi, l'altro assistente arbitrale dalla parte opposta del campo è il signor Marco Versavia, terno arbitrale interamente di Reggio Calabria. Siamo giunti al 33esimo minuto della ripresa, risultato sempre di 0-0, un secondo tempo che ha offerto qualche emozione in più, squadre che hanno avuto dei momenti interessanti e hanno creato qualche occasione in più, in particolare il Bocale ci ha creduto un po' di più. Adesso invece la Reggio Mediterranea, che con l'ingresso in campo di Diaz e Zampaglione sta provando a imprimere l'accelerazione giusta al match. Intanto Mercurio va a vuoto su Dumbia, lo chiude Tuzzato, non c'è però Puccinelli sul pallone, c'è Vitale, riconquista la sfera Secondi che lancia Puccinelli, partito Puccinelli in progressione, si accentra, prova a dare l'imbucata, la palla imbucata per Moio, con la chiusura della difesa è perfetta. Manganaro riconquista la sfera, largo sulla sinistra il pallone per Postorino che non riesce a controllarla, sfera che termina oltre la linea di fondo campo. Buona l'idea, è mancato il controllo proprio all'ultimo, anche perché Postorino ha corso probabilmente più di tutti in questa partita e sarà certamente stanco quando mancano 10 minuti al termine. Postorino può essere un elemento decisivo per questo Bocale, si sacrifica tanto, ha tecnica, personalità, è diventato anche uomo squadra, dunque è un calciatore fondamentale per mister Laface. Postorino di tacco lancia Diego Malara, diciamo proprio adesso di Postorino, in verticale Malara per il taglio di Moio, anticipato da D'Ascoli, rilancio della difesa della Reggio Mediterranea e Postorino prova a chiuderlo ma lancia praticamente Zampaglione, c'è Brancati su Zampaglione, cross basso di Zampaglione, Moci si rifugia in calcio d'angolo, aveva tentato l'ottima chiusura Postorino però di fatto ha lanciato Zampaglione. Ovviamente, ripetiamo, la stanchezza comincia a farsi sentire, nonostante tutto il calciatore non rinuncia a sacrificarsi, a coprire
quinto tiro dalla bandierina per la Reggio Mediterranea in questo match, il terzo della ripresa. La battuta sul primo palo, esce Caputo, respinge con i pugni, c'è Gallo al limite dell'area, prova la botta ed è abbondantemente sul fondo. Dieci al termine del match, più recupero che sarà sicuramente abbondante. Sono 5 le sostituzioni effettuate dalla Reggio Mediterranea, dunque ha terminato i cambi mister Ianni. Per quanto riguarda il Bocale invece sono 3 i calciatori entrati, ovvero Puccinelli, Moio e Tuzzato al posto di Perricone, Peppe Foti e Guerrisi, quest'ultimo per infortunio. Come Ricciardi nel primo tempo, auguriamo ad entrambi di poter tornare in campo molto presto, che si sia trattato solamente di un piccolo problema fisico. Intanto una nuova iniziativa sulla destra di Zampaglione, adesso ha messo il turbo sulla corsia destra la Reggio Mediterranea, un altro calcio d'angolo guadagnato. Salgono le torri, sono pericolosissimi i centrali difensivi giallo-blu, sale Foti in mezzo all'area di rigore, tutto il Bocale raccolto nei propri 16 metri, solo Postorino è fuori. Dalla bandiera pallone lunghissimo, non ci arrivano Zampaglione e Diaz e Foti, poi Foti nel tentativo di conquistare la sfera commette fallo su Leo Secondi. Ha altri 2 cambi operabili mister Laface. C'è il lancio in tensione ottimo di Secondi per Puccinelli, palla però un po' troppo lunga e Puccinelli rinuncia a inseguirla, era impossibile in effetti raggiungerla. L'iniziativa era buona, Puccinelli era partita anche col tempo giusto e in posizione regolare. Rilancio di Marino lunghissimo a cercare la torre di Diaz, che controlla di petto, duella con Secondi. Moci sulla sinistra, sale Diego Malara, subito chiuso, c'è Postorino ad assisterlo centralmente per Manganaro, duella con Caruso. Secondi di prima, il lancio a cercare lo scatto di Puccinelli, il pallone passa davanti a Dumbia, Puccinelli è sul pallone, duella con Dumbia, Puccinelli controlla la sfera, la tiene in campo, arretra, prova la giocata perfetta per Moio, entra in area di rigore, prova a rimetterla in mezzo, all'indietro, il tiro ancora tentato da Puccinelli. Dumbia chiedono il rigore i giocatori del Bocale per un contrasto in area tra Dumbia e Moio, se non vado errato. È rimasto a terra l'ex attaccante della Città Novese. Un gol per lui in questa prima fase della stagione nel match di Coppa contro la Villese. Gioco interrotto dunque per soccorrere Moio, quando siamo a 6 minuti e mezzo dal 90esimo, parziale qui al Campoli è sempre di 0-0. Ricordiamo si tratta della gara di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti edizione 2018-2019. Bocale e Reggio Mediterranea hanno vinto i rispettivi gironi, i match disputati tra fine agosto e inizio settembre. Bocale che ha eliminato la Bagnarese e la Villese vincendo a Bagnara 3-1 e in casa contro la Villese 4-1. Reggio Mediterranea che ha fatto fuori Archi e Aurora battendo l'Archi 3-0, partita giocata proprio qui al Campoli tra l'altro, e in seguito ha chiuso il girone travolgendo 5-0 l'Aurora con passaggio del turno agevole. Riprende il gioco Diego Malara, Postorino duella, guadagna una rimessa laterale, siamo quasi all'altezza della bandierina. Postorino, Malara,
chiuso da due e rimessa da fondo campo tra le proteste dei calciatori di casa. L'arbitro assegna la rimessa da fondo campo. 5 minuti al termine del match. Sempre 0-0, partita equilibrata. Nel secondo tempo qualche occasione in più per il Bocale. Intanto c'è il fallo di Secondi. Fallo di Secondi su Zappi nel tentativo di anticiparlo di testa. Punizione battuta dalla Reggio Mediterranea. Antonio Foti cerca il colpo di testa di Diaz, Brancati lo chiude, c'è solo Iallo che prova il destro da posizione defilata, colpisce la parte esterna della rete, quasi l'incrocio. Sono andati a chiudere in due su Diaz, che effettivamente rappresenta il pericolo pubblico numero uno per qualsiasi difesa. E Iallo si è ritrovato il pallone, ma era molto defilato. Non riesce la combinazione tra Tuzzato e Moio, palla che finisce tranquillamente a Pietromarino. Errore in disimpegno della Regione della Zampaglione, punta Moci, Zampaglione il tiro, la respinta di Caputo, grandissima parata di Caputo. Dumbia riconquista la sfera per Iallo, prova la botta Iallo, rimpallata da Secondi e c'è un fallo sulla tre quarti. L'arbitro ha sanzionato un qualcosa che non c'è molto chiaro. Dunque, calcio di punizione in favore del Bocale, che rifiata dopo questa occasione avuta dalla Reggio Mediterranea. Un errore in disimpegno della difesa di casa. E Zampaglione ha cercato di sbloccare il match, un'azione personale. Grande parata di Caputo. Pallone che arriva tra i piedi di Moio, in posizione regolare, è costretto a indietreggiare, la chiusura ancora di Iallo. Secondi, allo spazio per vedere i compagni, cerca invece all'indietro Moci. Moci, il passaggio è corto, Dumbia lo fa suo. Rilancio a cercare subito lo scatto di Zampaglione, c'è la perfetta copertura di Moci. Mercurio. Elude l'avversario Mercurio in progressione, poi Dumbia lo ferma. Mercurio centralmente per Manganaro, si gira e dà all'indietro Secondi. Brancati sale intanto Diego Malara sulla sinistra, è tutto solo, non lo vede Brancati. Manganaro cerca sempre vie centrali Tuzzato, lo vede adesso Malara sulla sinistra, tocca in aria Postorino, doppio passo di Postorino e a tu per tu con il portiere contrastato, la traversa di Postorino, la palla resta in campo e Iallo la manda fuori, occasionissima al 44esimo per Postorino. Non sono riusciti a togliergli il pallone dai piedi, almeno quattro avversari, si è accentrato, è arrivato al limite dell'area piccola. A quel punto ha provato il tiro, probabilmente calciando con il destro che non è il suo piede, non è riuscito a indirizzare bene la palla che si è stampata contro la traversa.
Calcio d'angolo, batte proprio Postorino, la palla sembra lunga, c'è Dumbia in controllo da quest'altra parte dove c'è Puccinelli, che prova a tenere il pallone in campo Puccinelli, nulla da fare, dunque Dumbia ha protetta bene e sarà rimessa in gioco per la Reggio Mediterranea. Quando scatta proprio in questo momento il 90esimo, dunque siamo entrati in tempo di recupero. Proprio in extremis è arrivata l'occasione più ghiotta per il Bocale con Postorino che ha colpito la traversa al termine di un'azione personale straordinaria. Intanto il fallo di Tuzzato su Zampaglione, su Vitale, chiedo scusa, il fallo di Tuzzato. Si sono accesi gli animi. Sì. Si sono surriscaldati gli animi con questo contrasto di Tuzzato che è stato ammonito. Tuzzato che era diffidato e dunque salterà la gara di ritorno che si disputerà tra due settimane a Croce Valaniti. E dunque il cartellino giallo per Tuzzato, sembra stia rientrando tutto, negando espulso probabilmente per la reazione avuta Vitale, effettivamente rialzandosi era sembrato molto arrabbiato probabilmente per l'intervento duro subito l'ha portato a reagire e dunque il direttore di gara lo espelle. Peccato questo cartellino rosso proprio a tempo scaduto, al termine di una partita che a parte piccoli episodi è stata una gara all'insegna della correttezza. Batte la punizione a Reggio Mediterranea, esce Caputo e blocca la sfera. Dunque Reggio Mediterranea in questo recupero sta per finire addirittura il terzo già di recupero. Vedremo quanto l'arbitro lascerà giocare ancora tra sostituzioni e interruzioni varie, compresa questa che ha portato all'espulsione di Vitale. Reggio Mediterranea in 10 uomini in questi secondi finali, staziona nella metà campo del Bocale però la formazione di Gianni. Dumbia cerca il movimento di Zampaglione, Iallo prova a servirlo in profondità, troppo lungo il suggerimento, la difesa del Bocale fa buona guardia, Caputo può controllare tranquillamente la sfera. Brancati, Manganaro, Moci, Postorino arretrato davanti alla linea della difesa. Era Tuzzato davanti alla linea della difesa. Postorino aveva poi ricevuto la sfera. Calcio d'angolo per il Bocale. E il terzo tiro dalla bandierina quando termina in questo momento il quarto minuto di recupero. Postorino dalla bandierina quando siamo nel 95esimo minuto di gioco, batte corto Postorino, palla su Mercurio, Postorino prova il dribbling, entra in area, palla bassa, non riesce la girata, l'ottima chiusura di Puccinelli sulla ripartenza di Zampaglione, ma che occasione avuta dal Bocale in area di rigore. Non è arrivata la girata vincente, un pallone che è passato in mezzo a una selva di gambe
e non ha trovato la deviazione. Se non vado errato, è stato secondi a non riuscire ad impattare la sfera. Di due occasioni ottime per secondi in questo finale di partita per sbloccare il match, non sfruttate dal capitano del Bocale. Non c'è fallo da parte di Diaz, chiedeva la sanzione la secondi, lanciato sulla corsia Zampaglione, chiuso da Diego Malara. Malara lo contrasta, non gli lascia spazio. Zampaglione contro la sfera, c'è il raddoppio di Brancati, chiusi nella bandierina, ed è rimessa laterale in favore del Bocale. Davvero ottima la chiusura da parte di Diego Malara, poi supportato anche da Brancati. E finisce l'incontro dopo 5 minuti e mezzo di recupero. Si chiude la sfida tra Bocale e Reggio Mediterranea, termina 0-0 la gara di andata. Tra 14 giorni a Crocevalaniti il match di ritorno, che sancirà la squadra che passerà ai quarti di finale della manifestazione. Ricordiamo che Bocale riuscì ad arrivare lo scorso anno ai quarti, eliminato poi dal Gallico Catona, era comunque una formazione di promozione. La Reggio Mediterranea invece si è presentata alla fase eliminazione diretta dopo diverse stagioni di assenza, sempre fuori nel corso della fase a gironi. Ora per entrambe le squadre testa al campionato, domenica impegni molto importanti, con la Reggio Mediterranea impegnata sul difficile campo dell'Isola Capo Rizzuto, mentre il Bocale ospiterà qui al Campoli il Soriano. Sfida molto importante in termini di salvezza, 2 punti finora in campionato per il Bocale in 2 partite, 1 per il Soriano. Entrambi andranno a caccia della prima vittoria in campionato. Per la squadra della Face dovrà essere questa la partita della svolta. È tutto dal Campoli di Bocale, grazie da Domenico Geria e da Bruno Taverna alla regia. Ci risentiremo poi per le interviste post partita.